Alle ore 11 c'erano ancora operai al lavoro, ma ufficialmente il pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco doveva essere aperto e funzionante a partire dalle 8 di questa mattina, mercoledì 16 giugno, come annunciato alla stampa dall'ASL Napoli 3 Sud. Con le nostre telecamere siamo stati lì per documentare la situazione, verificando ritardi di alcune ore nel ripristino delle attività. Ai microfoni di TV City, il direttore sanitario Fernando Siani chiarisce e puntualizza: il pronto soccorso è aperto, non ci sono intralci tecnici. Direttore Siani, oggi mercoledì 16 giugno, il pronto soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco, sono le ore 11, in questo momento è aperto e riceve i pazienti? Certamente. Da oggi è aperto, come abbiamo fatto le comunicazioni istituzionali, da oggi, stamattina alle 8 è aperto. Ed è una riapertura per cui non c'è nessun taglionastro, non c'è, come vedete, si lavora sommessamente, operativamente, laboriosamente, ma il pronto soccorso è aperto. Vediamo ancora operai al lavoro che stanno sistemando le ultime cose. Sì, no, può succedere con delle messe a punto che non intralciano assolutamente la prosecuzione dell'attività sanitaria. Che si va a prestare. Assolutamente, vi assicuro, non ci sono intralci tecnici, anche se alcune cose dobbiamo ancora sistemare, ma non ci sono intralci. Io Abbiamo visto però alcune auto con pazienti a bordo andare via. non, mi dite questo, io non lo so se ci stanno, e se dovesse essere successo, non ho avuto ancora modo di appurare questa eventuale segnalazione che mi state facendo. In vista di questo ripristino delle attività del pronto soccorso, si è investito anche su nuove apparecchiature, su nuova strumentazione? Anche su un nuovo progetto di ampliamento per l'effettuazione di altri 6 posti, che questo è un progetto che si sta andando avanti. E sono state messe a punto e ottimizzate alcune cose all'interno o anche all'esterno. Vedrete, state vedendo che ci sta un gazebo dove dar sfogo magari a chi accompagna un paziente e decongestionare un po' l'area di triage dell'attesa. E se lo vedete, sta in corso, a giorni verrà sistemato. Come ho detto, ci sono delle cose che stiamo sistemando per ottimizzare rispetto a come stava prima l'attività, al di là del progetto che sta andando avanti dei 6 posti, dell'attivazione dei 6 posti. Alle ore 15 è previsto anche un saluto dei vertici dell'ASL. C'è un appuntamento con i vertici dell'ASL, in che forma la direzione strategica. Noi abbiamo appuntamento qua con loro, le aspettiamo con ansia perché c'è anche un riconoscimento degli operatori. Ci aspettiamo, lo faccio già io anticipatamente perché c'è stata una laboriosità e un impegno da parte di tutti a ripristinare l'attività di pronto soccorso. L'ASL farà il passaggio istituzionale, immagino positivo. Erano presenti anche Santa Borriello, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, e Ciretta Vitiello, in rappresentanza dell'Associazione Promaresca. Io, come in primis cittadina di Torre del Greco, mi sono recata qui al pronto soccorso dell'ospedale Maresca, proprio perché stamattina c'era l'apertura. Quindi ben venga, c'è stata fatta una grande promozione di questa apertura, ma vengo qui e le porte sono chiuse. Quindi che messaggio stiamo dando alla città? La cittadina, veramente sono indignata. Alle 10:30, anzi 37 per la precisione, già sono salite una serie di pronto soccorso, perché oggi si sapeva che c'era l'apertura dalle ore 8, ma ad oggi, adesso, ancora è tutto chiuso. Dall'interno ci dicono che nel giro di qualche ora il pronto soccorso dovrebbe essere operativo. Voi resterete qui a vigilare? Assolutamente sì, siamo qui. Noi come cittadini di Torre del Greco ci teniamo a ogni cosa. L'ospedale è il nostro bene primario. Siamo qui, noi siamo vicini agli operatori, al personale che lavora, ai cittadini. Quindi noi vogliamo soltanto e semplicemente che venga riaperto, perché è un nostro diritto. Io sto da stamattina alle 9 qua fuori, non so quanti pronto soccorso ho mandato indietro, non lo so il perché di questo ritardo, ci sono ancora lavori in corso. Quando poi hanno avuto molto, ma molto tempo, da febbraio chiuso il pronto soccorso per fare questi lavori. Pensate un po' che i medicinali sono arrivati stamattina, perché quelli là che c'erano mi dicevano che erano tutti scaduti. Quindi co a cosa stiamo giocando? Il pronto soccorso doveva
e deve essere aperto come Dio comanda, con tutti gli annessi connessi e con tutte le attrezzature per poter salvare la pelle a un cittadino che viene qua. Il cittadino quando viene qua deve salvarsi la vita, ci deve essere personale specialistico, ci devono essere le attrezzature, ci deve essere tutto, se no altrimenti che pronto soccorso mi hai aperto? Alla presenza poi del direttore sanitario, i pazienti giunti in pronto soccorso sono stati accettati ed assistiti.